in questo numero del Salus TG. Alpertini di Roma, prima visita di speranza in un ospedale pubblico. UNICEF, ogni ora per l'AIDS muoiono 13 fra bambini e adolescenti. Mamme vaccinano figli ma bocciate sull'allattamento al seno. Per la sua prima visita in un ospedale pubblico, il ministro della Salute Roberto Speranza ha scelto l'ospedale Sandro Pertini, nel quadrante est della capitale. Il ministro è stato accompagnato nei vari dipartimenti dall'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato, dai vertici dell'ASL Roma 2 e dell'ospedale. Dobbiamo difendere il nostro servizio sanitario nazionale pubblico. Ho voluto iniziare questo giro da un grande ospedale pubblico di un quartiere popolare perché penso che qui ci sia bisogno ancora di più dello Stato. I nostri padri costituenti ci hanno lanciato un messaggio molto forte: non conta quanti soldi hai, non conta da dove vieni, non conta di chi sei figlio, se stai male hai un diritto universale ad essere curato. L'AIDS continua a uccidere i più piccoli. Secondo un nuovo rapporto diffuso oggi dall'UNICEF, solo nel 2018 circa 320 bambini e adolescenti sono morti ogni giorno per cause legate all'AIDS, ovvero 13 bambini ogni ora. Numeri che colpiscono, diffusi in vista della giornata mondiale contro l'AIDS dell'1 dicembre. Le mamme italiane sono più informate e consapevoli su alcuni rischi per i neonati, dallo stop al fumo in gravidanza all'importanza di vaccinare i figli, intende farlo l'80%, ma ancora solo una su quattro allatta il proprio bambino al seno in maniera esclusiva a 4-5 mesi di vita. Sono alcuni dei risultati del report coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha coinvolto circa 30.000 mamme intercettate nei centri vaccinali tra dicembre 2018 e aprile 2019.